Tentacolando TV, Teatro della Commedia, Verusca Rossi e Francesco Montanari. Ciao! Lei ciao. È autrice e regista di Cattivi Ragazzi e lui è uno dei, è il protagonista in questo caso. Con quanti attori in scena? Con sette. Sette. Sono otto, otto. Otto con me? Otto, no. Tu sei il nono. Io sono il nono, perché ti dimentichi sempre la ragazza che fa l'elemento esterno. Ha ragione Verusca, perché c'è una ragazza con cui io non interagisco mai. Allora se la dimentica, capito? E allora no. No, perché strano, poi mi dimentico delle donne. No. Nella vita non dimentichi. Non dimentico niente. Lo so. No, sì, Cattivi Ragazzi in scena Cattivi qui alla Cometa fino all'8 novembre. Fino all'8 novembre. Una storia meravigliosa, di speranza. Mi devi dire tutti i nomi degli altri protagonisti. Oh, dai, vai. Vai. Veramente, noi lavoriamo con due cast, quindi c'è Diego Tricarico, Giovanni Nasta, Giovanni Crisanti, Andrea Amato, Lorenzo Vigevano, Veronica Benassi, veramente devo continuare, ci sono tantissimi. Allora poi c'è Alessio Selli, poi c'è Lorenzo Zurzolo, poi c'è Daniele Felici, Ileana D'Ambra e basta, dai, vai. Insomma poi tanti. Prendiamo altri. Fiato in questo momento. Vai, prendiamo fiato. Allora, Francesco, tu sei nella parte di un educatore, Giuseppe Scianna. Scanna. Perché Scianna? No, è stato un errore nostro. Okay. In realtà mio, sì, perché Scanna. Cambiavo il cognome ogni giorno perché mi urlava questa cosa. Comunque, Scanna. In realtà mi chiamo Giuseppe Scanna. Un educatore che all'inizio non è ben visto. Esatto, io faccio questo insegnante che decide di andare a insegnare in un riformatorio. Per motivi X, che se vedete lo spettacolo lo scoprirete. E ovviamente lui si aspetta di trovare un cliente, si fa tutta la lezioncina, no? Verusca in testa, di qua di là, il primo giorno di scuola, è molto emozionato, va lì e capisce immediatamente che è il contrario di tutto quello che si aspettava. Esattamente. Ma come questo. Dirigere questo ragazzo così? Oddio, la cosa più bella del mondo, perché è un attore che va da solo, porta talmente tanto allo spettacolo che ti fa anche quasi scordare quello che avevi in mente, perché lui è regista e attrice, sei anche un'attrice. Sì, infatti anche d'attrice lo stimo tantissimo. In questo caso sono autrice e regista. Poi la risposta vera la facciamo a telecamere spente. Ok, giustamente. No, perché ci voleva una persona speciale per fare questo spettacolo, perché incontrare dei ragazzi così giovani che sono verissimi, però con poca struttura, quindi istintivi, ci voleva una persona con un cuore immenso e l'abbiamo voluto tanto ed è l'educatore anche fuori dalle scene. Sì, è vero. È un educatore a tempo pieno, vero? E dopo questa esperienza ho deciso che non vorrò figli. No, scusami, la tua fidanzata Andrea De Logu forse. No, vogliamo i figli, non lei è molto d'accordo. No, lei vuole i figli, io voglio figli, vogliamo. Ma quando trovate tempo per voi due, scusa? Perché dal momento che lei è una conduttrice. Guarda, lei sta venendo a te, noi tra il fine primo atto. Primo atto, pausa, prima facciamo fusioni. Ma è camerino fuori dalle scene sei così gentleman, perché lei dice spesso nelle interviste che tu gli apri la porta. Sì, no, questo è vero, però in realtà è vero pure che la pago come ufficio stampa, quindi. No, è vero, a me piace molto trattare la mia donna da l'unica donna. Francesco ha un grande successo con le donne. Quindi... Non lo dice, amore, non è vero. È un bravissimo attore. E vabbè, dai, te lo devo dire. Senti, questo è il mio paese, quando uscirà su Rai 1? Sai, credo il 9 novembre comincia. 9 novembre. Sì, finiamo l'8 qui alla Cometa, il 9 novembre lunedì su Rai 1. Esatto. Comincia Questo è il mio paese. Con Violante Placido, Michele Placido. E ricordacelo. Io interpreto Corrado Greco, che è un personaggio molto ambiguo. Non lo posso dire perché è strano, cioè è una cosa strana, è un personaggio. Un altro personaggio cattivo. No, non è cattivo, no, non è cattivo. Non è cattivo. È losco, però alla fine. Però alla fine sarà molto positivo. Però alla fine sarà positivo. Va bene, allora con questa speranza ci vediamo il 9 novembre e peraltro ci vediamo anche qui al Teatro della Cometa, Cattivi Ragazzi, fino all'8 novembre. Sì. Non ripetiamo tutti i nomi, no, per carità, dei cattivi ragazzi. Francesco Montanari, protagonista, e Verusca Rossi, che è autrice e regista insieme a Guido Governale. Ricordiamo. Ci aspettiamo fino all'8 Saluta novembre. Spettacolando TV. Ciao. Non puoi cantare, però è un cantante. Ciao, Spettacolando TV. Però ti potresti spogliare. Mi posso spogliare? Così. No, sta bene. Mi levo il cappello. Spettacolando TV. Ciao. Ciao. Mi rimetto il cappello. Ciao.